Lo sport è sempre stata una cosa molto importante per me, sia quando ci vedevo che da quando ho perso la vista, perché mi ha dato la possibilità di ritornare a fare ciò che mi piaceva e ciò che facevo meglio. A dire il vero, non sono stata io a scegliere i lanci, ma sono i lanci che hanno scelto per me. Io ero un ex pallavolista e nel provare un po' tutte le discipline dell'atletica leggera, l'unica cosa che comunque mi riusciva meglio di tutte, nonostante per la stazza soprattutto, quindi la mia altezza, la mia stazza erano i lanci, e quindi posso dire che sono stati i lanci, come ho già detto, a scegliere me. Nel mio percorso sportivo ho incontrato molte persone importanti, a partire dalla mia famiglia che mi ha sempre lasciato libera di fare le mie scelte, da tutti gli allenatori che ho sempre avuto nella mia carriera fino ad oggi alla mia attuale guida nelle gare internazionali, quindi ringrazio sempre solo loro. Di questo sport amo comunque la questione di far parte di una squadra, nonostante sia uno sport individuale, e lo stare insieme agli altri. Amo comunque la fatica che ti fa sentire bene dopo ogni allenamento. Invece, se dovessi dire qualcosa che non amo, è proprio la stanchezza che si sente. È un po' una contraddizione, però è la stessa cosa. Sono una non amante della fatica. Pur avendo conosciuto nella mia vita tanti atleti forti, sia a livello agonistico che non. Non mi ispiro a nessun atleta se non a cercare di fare meglio per me stessa. Se non avessi fatto l'atleta nella mia vita, forse sarei rimasta comunque nel mondo dello sport, perché io giocavo a pallavolo e amavo farlo. Ma se non avessi avuto problemi fisici, forse il mio sogno più grande sarebbe quello di aver potuto indossare la divisa da carabiniere come ha fatto mio padre nella sua vita. Penso che ho ancora tanto da dare nello sport, quindi non ho ancora pensato a cosa fare a fine carriera, però chissà se magari rimanere comunque nell'ambito sportivo, aiutare magari i giovani ad entrare a far parte appunto di questo mondo e ad essere per loro da stimolo. Il momento sportivo più bello che ho vissuto fino ad oggi, mi piace sempre pensare che debba ancora arrivare. Però se devo sceglierne uno, forse è la gara di Londra alle Paralimpiadi nel 2012, che è stata la mia prima gara a livello internazionale da non vedente. Ed è stata comunque una rinascita, un inizio di una seconda vita. Da buona napoletana non ho nessun portafortuna. L'unica cosa che faccio sempre prima di una competizione importante è quella il giorno prima di rimanere per conto mio, fare le mie cose, quindi preparare lo zaino, i numeri appunto da attaccare alla maglietta da gara, il rilassarmi e lo stare con me stessa e di trovare tutta la concentrazione possibile. La notte prima di una gara importante, il pensiero più ricorrente non è di sicuro la gara, ma perché non sono una ansiosa, ecco, non soffro molto l'ansia della gara e da prestazione, ma forse sorridendo penso, speriamo che io abbia messo tutto nello zaino prima di partire domani mattina. È stato un anno e mezzo molto difficile per la pandemia, ho vissuto questa situazione nella più totale solitudine, nel senso che purtroppo non si poteva appunto incontrare persone o stare in mezzo alla gente. Ho sempre provato ad allenarmi per quanto si potesse, per via di un infortunio comunque sono stata tanti mesi ferma a casa, ho provato a conoscere meglio me stessa e a stare bene con me stessa. E così sono passati questi 2 anni in attesa appunto di ritornare alla normalità. Mai come quest'anno dedicherei una vittoria ipotetica ai giochi a me stessa, perché comunque sono stata brava a non mollare nonostante le difficoltà che ho vissuto in questo anno e mezzo dopo un gravissimo infortunio e la rottura del tendine d'Achille. Quindi il lavorare sodo ripaga sempre e quindi la dedicherei a me stessa. Di avversari e nelle mie 2 gare che affronterò a Tokyo ce ne sono tante. Nel disco, per esempio, potrei citare la cinese che ha il record del mondo, che comunque sono riuscita a battere la prima volta 2 anni fa a Dubai ai mondiali.
e nel peso l'Uzbeka che a Rio si è avvicinata moltissimo alle mie prestazioni. Però diciamo che da buona atleta combattiva, l'unica atleta che possa io temere più di tutte sono io stessa e quindi combatterò contro me stessa le difficoltà che incontrerò in gara. Assolutamente non inviterei nessuna di queste a cena, se non magari qualche mia collega della nazionale, quelle sì, ma non di sicuro le mie avversarie, semplicemente perché io non parlo benissimo l'inglese e nemmeno loro, da quel che so. Se dovessi invitare un atleta, una mia collega a cena, da buona napoletana sicuramente proverei a preparare una buona pizza. Non ho ancora pensato a una meta per un viaggio ipotetico dopo Tokyo, però mi piacerebbe comunque stare, nonostante noi abbiamo già passato tanto tempo da soli, mi piacerebbe stare in un luogo tranquillo, magari un agriturismo, in campagna e stare veramente a rilassarmi. In un ipotetico talent, l'unica cosa che potrei fare, meno male di tutto il resto, sarebbe forse cantare. Sono abbastanza intonato. Da buon amante del film horror e quindi anche delle serie TV horror, la mia serie preferita è Supernatural, ma allo stesso tempo potrei anche dire Buffy, l'ammazzavampiri. Un brano per la mia playlist è già di Vasco Rossi, che fa "Io sono ancora qua, è già". La parola resilienza per me significa una cosa semplicissima, non mollare mai e crederci sempre, nel senso che l'ho assolutamente impersonificata nel momento in cui ho perso la vista, allo stesso tempo ho perso mia madre, nello stesso anno ho vinto Londra con il record del mondo e lì ho capito di essere molto forte e quindi di avere una forte resilienza.